Se dovessi parlare di questa sua amica, che cosa direbbe? Lo sguardo perso nel vuoto, la mente rivolta a decenni di amicizia, quando Iris arriva a ridosso della casa di Bruna subito dopo il delitto, a prevalere l'incredulità. È una cosa che non ci credo, non posso crederci che abbia fatto una cosa del genere a tal punto. Non sembrava così grave. Resta il ricordo di Bruna e una dinamica familiare ancora tutta da ricostruire nel dettaglio. Brava persona. Lei è un'amica cara. Sì, molto, molto. Andavamo a camminare tutti i giorni, ci sentivamo tutti i giorni, una carissima amica da tanti anni. Non ho mai sentito, saputo che c'erano dei litigi, qualcosa. Ma litigi, quelli che ci sono sempre, cosa vuole, non so, per cavolate, ecco, insomma, non cose così da questi livelli. Ma la comunità di Spresiano guarda anche alla figlia tredicenne di Bruna, spettatrice inerme di una tragedia assurda. Anche la ragazzina è molto serena, tranquilla, perciò non aveva niente da. Non si aspettavamo niente, insomma. Da parte dell'ULSS2 l'impegno del direttore generale Benazzi, pronto a fornire alla ragazza tutto il supporto psicologico necessario per affrontare l'orrore.